In questo video affronteremo il tema della legge sul dopo di noi, un tema importante per molti genitori che riflettono sul problema del futuro del proprio figlio con disabilità, un percorso verso l'autonomia sudato e desiderato sia dai genitori che dai figli. Ascoltiamo cosa hanno da dirci i ragazzi e le loro mamme in questa intervista doppia. Nome. Jessica, Michelina, 29, Età. Quarantasette, Il tuo piatto preferito? la pasta, la tagliata con la rucola e parmigiano, Mamma sa cucinare? sì, Sai cucinare? abbastanza, C'è una stanza in casa che preferite? la cameretta, la cucina, Ti piacerebbe andare a vivere da sola? Ti magari, piacerebbe se Jessica andasse a vivere da sola? Da tantissimo. 1 a 10, quanto vi spaventa quest'idea? 5. A me spaventa 10, però per la voglia che ho di andare a mandarla a vivere quel pochino di settimana da sola, non ci penso. Cosa vi fa più paura? La pioggia e anche tremore. La notte e magari se deve uscire mi fa paura, un po' paura. Jessica, con chi condivideresti casa tua? Non lo so. Cosa ti piacerebbe fare a casa tua? Scegli tra le immagini. Ascoltare la musica. Cosa vorresti imparare a fare da sola? Scegli tra le immagini. Infine, cosa compreresti con i tuoi soldi? Scarpe e la custodia per il cane. Michelina, cosa ti auguri per il futuro di tua figlia? Mi auguro che lei veramente possa superare tutti gli ostacoli che insomma tengono così. Che gli auguro che Nome. Ros. Filomena. Età. Nenne due. Pure le età ti devo dire. Io sono 61. Piatto preferito. Pizza. Non c'è uno in particolare, dai. Le lasagne. Ecco, l'ho detto. Mamma sa cucinare? Sì. Sai cucinare? Abbastanza. Abbastanza. C'è una stanza in casa che preferite? Beh, la stanza è lo studietto che ho io. Piccolo, pieno di libri, è quello l'angolo che preferisco. Ti piacerebbe vivere da solo? Sì. Ti piacerebbe se Loris andasse a vivere da solo? Sì, a me piace tutto quello che piace a lui. Da 1 a 10, quanto vi spaventa l'idea? Zero. Mi spaventa. Da 1 a 10 l'idea che lui vada ad abitare da solo. Forse 7-8 su 100. Di cosa hai paura? Forse che mangia troppo da solo, non è sorvegliato da me. Questo mi preoccupa. Con chi condivideresti casa tua? Zero. Intendi con nessuno? No. Cosa ti piacerebbe fare a casa tua? Scegli tra le immagini. Cosa vorresti invece imparare a fare da solo? Scegli tra le immagini. Loris, è al contrario. Filomena, cosa ti auguri per il futuro di tuo figlio? Serenità. Fame, Loris, cosa compreresti con i tuoi soldi? tutto. Nome. Anna Pistilli. Età. 53. Mamma sa cucinare? Sai cucinare? Insomma. Quale stanza della casa preferite? Cucina. Ti piacerebbe andare a vivere da solo? Ti piacerebbe se Vincenzo andasse a vivere da solo? Diciamo di sì. Diciamo di sì. No, Da 1 a 10, quanto vi spaventa l'idea? Cosa 10. ti fa più paura? Mi fa paura, forse
se mi spaventa allontanarlo da me, dalla mia protezione, io tendo a proteggerlo. Con chi condivideresti casa tua? Amici. Cosa ti piacerebbe fare a casa tua? Scegli tra le immagini. Questa foto? Sì. Quindi cosa ti piacerebbe fare? Niente. Cosa vorresti imparare a fare da solo? Scegli tra le immagini. Niente. Cosa compreresti con i tuoi soldi? Una pizza. Anna, cosa ti auguri per il futuro di Vincenzo? Che conquisti sempre più autonomia. Nome? Anna Lisa, con la Grossi. Vera. Età? 68. Età, ho 42 anni. Il tuo piatto preferito? Pasta con i carciofi. La pasta. Sai cucinare? Penso di sì. Mamma sa cucinare? Sì. Qual è la tua stanza preferita? Forse il soggiorno. Sì, c'è il forno, il gas, c'è in cucina. Ti piacerebbe se Annalisa vivesse da sola? Sì. Ti piacerebbe andare a vivere da sola? Da sola no. La mamma e mio papà fanno compagnia. Da 1 a 10, quanto ti spaventa l'idea? 10. Qual è la cosa che ti fa più paura? Il fatto che lei non sia capace a poter stare da sola. Il buio, non c'è il sole. Con chi condivideresti casa tua? Io? Con Damiano. Cosa ti piacerebbe fare a casa tua? Scegli tra le immagini. Musica. Cosa vorresti imparare a fare da sola? Scegli tra le immagini. A cucinare. Cosa compreresti con i tuoi soldi? Io, per esempio, il medaglione. Vera, cosa ti auguri per il futuro di tua figlia? Che abbia un minimo di autonomia, naturalmente, soprattutto in spazi esterni, perché all'interno di solito lei si sa muovere. Nome? Maria Teresa. Martino. Età? 59 anni. 25. Il tuo piatto preferito? Pasta al pesto. La lasagna, ma tanti. Sono tanti piatti che preferisco. Comunque. Mamma sa cucinare? Sì. Sai cucinare? Mi arrangio. Non sono una cima, ma mi arrangio, credo. C'è una stanza in casa che preferisci? Il bagno. Sì, la stanza dove viviamo in realtà, perché è un living, una stanza unica, salone, soggiorno. Ti piacerebbe andare a vivere da solo? Sì. Ti piacerebbe se Martino andasse a vivere da solo? Moltissimo. Sì. Anche se ho paura. Da 1 a 10, quanto ti spaventa l'idea? Da 1. Indubbiamente 10, ma anche molto più di 10. Sì, mi spaventa moltissimo l'idea. Di cosa hai paura? Nessuno. Le paure sono tante. Ho paura che lui non ce la possa fare. Ho paura che non possa essere un suo desiderio. E egoisticamente ho anche paura di restare sola a casa, di non avere più uno scopo. Però credo che è un'esperienza molto importante per questi ragazzi, perché potrebbero riuscire ad acquisire delle indipendenze che altrimenti magari non riuscirebbero.
perché comunque sono da soli, senza il nostro sostegno, senza il nostro aiuto. Con chi condivideresti casa tua? Con la fidanzata, i figli e la moglie, che poi uno si fidanza, si sposa, e diventa. Cosa ti piacerebbe fare a casa tua? Scegli tra le immagini. Cosa vorresti imparare a fare da solo? Scegli tra le immagini. Cucinare. Cosa compreresti con i tuoi soldi? La casa in fattoria. Maria Teresa, cosa ti auguri per il futuro di tuo figlio? Per il futuro di Martino mi auguro la cosa più semplice che un genitore di un ragazzo speciale possa sperare, la libertà della normalità. Una normalità che però potrebbe conseguire solamente se riesce ad essere autonomo. Grazie. Arrivederci, grazie e tanti auguri.